Buongiorno, oggi parliamo di pensiero laterale. Che cos'è il pensiero laterale? Quando un individuo si trova ad affrontare un problema, tende a risolverlo con la logica, con la sua abitudine di pensare, quindi col suo processo di pensiero, al quale è stato abituato attraverso l'educazione, l'esperienza e tutto quello che gli è capitato nella vita. Attraverso il pensiero laterale invece vengono ribaltate, stravolte tutte quelle logiche che l'individuo ha usato fino a quel momento. Quindi si usa un problem solving diverso dal solito. Per esempio, i bambini arrivano spesso a una soluzione non convenzionale perché ancora non sono schiacciati dalla logica. Noi adulti invece siamo più propensi a utilizzare gli schemi di pensiero che utilizziamo normalmente. E la conseguenza è quella di fare fatica a volte di trovare soluzioni. Come si può ovviare a questo inconveniente, a questa, diciamo, abitudine? Si può ovviare intanto sospendendo il giudizio sulle nostre idee, sulle idee altrui e sul problema stesso. Infatti, una canzone di un vecchio gruppo musicale italiano recitava pressappoco così: se oggi è come ieri, ammazzi ogni futuro. La conseguenza appunto è quella che se continuiamo a ripetere gli stessi schemi, difficilmente troveremo la soluzione adatta a quel problema. Inoltre siamo anche spinti verso un giudizio del problema e quindi concentrarci solo sul problema anziché sulla soluzione. Espressioni del tipo adesso come faccio, capitano tutti a me, accidenti, queste sono delle focalizzazioni sul problema, che non aiutano il trovare la soluzione. Scovare la soluzione, risolvere un enigma, vuol dire fare appello a una ristrutturazione della realtà, proprio come fanno i bambini quando fanno finta di. Facciamo finta che io sia questo personaggio e tu invece sei quest'altro personaggio. E loro si comportano e agiscono e pensano e sentono proprio con quel personaggio. Proprio come un attore quando si è immedesimato nella parte, riesce a pensare, a sentire in una maniera diversa rispetto a quello che farebbe se non fosse personaggio, ma persona. E allora, da qui in poi, cominceremo a trovare delle soluzioni alternative, cioè vedere il problema da un altro punto di vista. Anche non giudicare le idee degli altri è importante, lasciarle fluire, per cercare di arrivare a una soluzione diversa, perché ognuno ha una rappresentazione della realtà. Ognuno di noi ha la realtà che si è costruito e filtra qualsiasi problema e qualsiasi situazione con quello schema, con gli occhiali dell'esperienza. La soluzione vera per diventare creativi è sospendere il giudizio e cercare di vedere il problema da un'altra angolazione. Naturalmente rimanendo sempre concentrati sulla soluzione, anziché lamentarsi perché il problema è accaduto. Vi consiglio di contattarmi al numero nella pagina per delle consulenze online, specificando nome, cognome e orari preferiti per la consulenza. A presto.